A Gaza vivono 1.700.000 persone. La maggior parte sono giovani, il 45% della popolazione ha meno di 14 anni e l'età media è di 17, ma nessuno di loro ha mai visto un film al cinema. L'ultimo è stato bruciato da Hamas. Comprare un libro nelle librerie è anche estremamente complicato. Non esistono librerie a Gaza che vendono romanzi o giornali stranieri. Mi chiamo Ali Erhim, sono nato a Gaza e ho 26 anni. Quando vado in acqua con la mia tavola, nonostante tutti i vincoli, l'assedio, gli israeliani, provo una gioia enorme. Dimentico tutto. Quando sto sulle onde, mi sento felice. Mi chiamo Natalia Al-Sayeg, ho 19 anni. Studio economia e commercio con l'estero all'Università di Al-Azhar e sono cristiana. A Gaza la situazione è difficile, eppure potremmo cambiare la mappa del mondo. La gente è straordinaria, ci sono persone molto creative che hanno solo bisogno di aiuto per tirare fuori il talento. Sono parrucchiere da 20 anni e ho cominciato usando il fuoco. Questa tecnica è apparsa da poco sui social, ma io la uso da tempo nel mio salone, perché mi consente di non usare la corrente, l'asciugacapelli e raggiungo lo stesso risultato. Visti i blackout, vista la situazione dell'elettricità, dovevo farne a meno per forza, perché c'è di mezzo il mio lavoro. In fondo, l'asciugacapelli produce calore. Da qui a usare il fuoco il passo è stato breve. Non è pericoloso, mi serve solo il calore. E la gente ha accettato la cosa. La gente di Gaza è aperta alle novità e non si spaventa. Per prima cosa, lo staff prepara il cliente e mette la protezione sulla pelle e i capelli fino alla radice. Uno schermo protettivo totale. Sono stato il primo ad usare questa tecnica nella striscia di Gaza e forse anche nel mondo. Nessuno usava il fuoco sui capelli prima di me. L'intera operazione non dura più di 5 minuti. I capelli diventano subito lisci e il cliente esce con un'acconciatura perfetta. Ogni tanto vado da Rosy, dove c'è parrucchiere, palestra, massaggi. Vado a farmi i capelli, a truccarmi, anche per sentire che posso cambiare qualcosa. Avevamo visto alcuni che facevano surf. Non vedevamo l'ora di essere come loro. Così cominciamo a fare le stesse cose. All'inizio portavamo vecchie porte, finestre, pezzi di frigoriferi usati, pannelli di sughero. E piano piano imparammo ad andarci sopra. Naturalmente cadevamo, ci rialzavamo sempre così. Ma alla fine abbiamo imparato. Così ci siamo messi a cercare tavole vere da surf. Ce le ha regalate un americano. Sono la prima bambina palestinese ad andare in barca a vela. Spero che anche le altre ragazze imparino. Così potremo formare un gruppo. E non dovrò più essere l'unica della mia età a praticare questo sport.
Quando avevo 8 anni, mio padre mi ha insegnato a nuotare e poi ad andare a vela. Sono sempre andata in barca. Ho interrotto solo nel 2014, durante l'ultima guerra. Bombardavano anche le barche. Ero molto triste per non poter navigare. Il mare è il solo posto che mi fa sentire libera. Questo sport è nuovo a Gaza. Tutti si meravigliano che una ragazza lo pratichi. Ma io mi sento sicura di me, perché amo fare vela. E non mi importa di quello che dice la gente. A me piace e questo è quello che conta. Copro la testa, mentre qui quasi tutte mettono il velo. In giro ho sentito un sacco di discorsi, che dovrei coprirmi, che andare a testa scoperta è proibito, è haram. Io li ascolto, ma non dico nulla, perché so che ci sono persone di diversa cultura. Noi cristiane siamo una minoranza, e anche per questo la maggior parte delle ragazze che conosco sono musulmane. Abbiamo rapporti molto stretti, ma a volte capita che incontro qualcuna che mi guarda male e dice che non posso essere amica sua perché non ho il velo. I miei sogni sono quelli di qualsiasi ragazza della mia età, di vivere come gli altri, come quelli che vivono fuori da Gaza. Spero che un giorno potrò vivere come tutte le altre ragazze del mondo, che potrò indossare quello che voglio e andare dove mi pare, senza dover tornare invece a casa a una certa ora per forza, come adesso, alle 8.